Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulle guide ai personaggi di Super Smash Bros. Ultimate. A grande richiesta riprendo questo progetto, cercando però di snellirlo parecchio. Se negli esperimenti precedenti ho cercato di darvi una panoramica dettagliata di ogni singolo aspetto del personaggio in questione, oggi inizierò a fare video più semplici e diretti con l'obiettivo di introdurre genericamente i personaggi e le loro potenzialità. Quindi chi è ancora in cerca di un main, ma è spaventato dalla vastità del roster, potrà trovare in questa serie un aiuto prezioso per iniziare i suoi primi passi verso lo studio dei personaggi. Come richiesto da Chris Class, iniziamo con Inkling. Mi raccomando, se la serie vi interessa, fatemelo sapere con un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Vi aspetto nei commenti per sapere quali altri personaggi vorreste vedere e ci vediamo martedì sera in live per giocare tutti quanti insieme. Iniziare da Inkling non è poi così sbagliato. Ci troviamo di fronte infatti al primo newcomer annunciato per Smash Ultimate e come combattente si differenzia nettamente da qualsiasi altro personaggio del roster. Per padroneggiarlo ci vuole un bel po' di pratica e bisogna avere ben chiaro come funziona il suo inchiostro, ma andiamo con ordine. Inkling è un personaggio leggero ed estremamente veloce. La sua peculiarità è che entrando in scatto si trasformerà in un calamaro andandosi a nascondere in una pozza colorata nel terreno. Questo è un grandissimo vantaggio perché abbasserà le sue hardbox rendendolo difficile da colpire e anche in grado di evitare proiettili senza troppi sforzi. Se a questo uniamo una grande velocità di attacco, un ottimo gioco aereo e un ridotto landing lag, dovreste iniziare a capire da subito che la forza di Inkling risiede nella sua capacità di pressare l'avversario con movimenti imprevedibili e attacchi continui. Tra i suoi attacchi più utili ci sono sicuramente il Nair, l'attacco neutro in aria, che può entrare in combo con tantissime mosse ed è così rapido da poter essere eseguito due volte in un singolo short hop, e il back air, che con l'estensione della sua hitbox è uno strumento versatile in tutte le occasioni. Ottimo durante le fasi neutral del gioco per costringere l'avversario a utilizzare lo scudo, rimanendo a distanza di sicurezza, ma anche perfetto per l'edge guarding. Tra le prese, fondamentale la sua up throw, che è la principale combo starter se il nemico si trova a basse o medie percentuali di danno. Ora passiamo agli speciali e alla meccanica dell'inchiostro. Gli attacchi speciali, così come gli attacchi smash, la side throw e l'attacco neutro, variano la loro potenza in base a quanto inchiostro sia presente nel serbatoio. Tutti questi attacchi consumeranno a loro volta inchiostro e far partire un attacco a serbatoio vuoto risulterà in una mossa debole o addirittura inutile. Ricaricare è molto semplice, basta entrare in scudo e premere il tasto speciale, oppure a serbatoio vuoto premere il tasto dell'attacco speciale. Inutile dire che dovrete badare bene a quando ricaricare la vostra scorta, perché vi metterà in una posizione di netto svantaggio rispetto all'avversario. L'inchiostro però offre anche un vantaggio strategico. Infatti, colorando l'avversario, Inkling aumenterà fino al 50% in più i suoi danni da attacco. Quindi non risparmiatevi nello sparare inchiostro, ma state sempre attenti a non rimanere a secco nei momenti decisivi. L'attacco speciale neutro serve proprio a colorare il vostro avversario. Non è utile per fare danni in modo diretto, ma appunto per aumentare il vostro potenziale d'attacco. Inoltre, i suoi rapidi colpi possono abbassare di parecchio le capacità di scudo del vostro nemico. Il rullo, invece, l'attacco speciale laterale, è uno dei setup principali di Inkling. Se toccherete un avversario quando sarete entrambi a terra, il vostro opponente sarà interrato. Basterà cancellare la mossa con un salto o un attacco per avvicinarvi rapidamente al malcapitato e cercare di chiudere la stock con una side smash o un up smash. Tenete sempre d'occhio l'inchiostro, altrimenti i risultati saranno non dei migliori. La down special, la splat bomb, non solo è un ottimo modo per inchiostrare chi rimane nel suo raggio d'azione, ma è anche un'ottima opzione per l'edge guarding. Tenete sempre a mente che più a lungo terrete premuto il tasto speciale, più lontano verrà lanciata la bomba. A proposito di edge guarding e recovery, l'up B di Inkling è già buono di per sé con un ottimo recupero verticale, ma la sua capacità di spingersi fuori dallo stage in sicurezza aumenta a dismisura grazie a una peculiarità del rullo. Infatti questa mossa garantirà un terzo salto dopo il suo utilizzo. Integrandola al meglio nelle vostre azioni di edge guarding, potrete spingere il vostro avversario oltre i limiti dell'arena senza alcuna preoccupazione, un vero incubo per chi tenterà di rientrare in partita. Non è tutto inchiostro quel che luccica però, e Inkling non è certo un personaggio perfetto. Oltre a richiedere una discreta dose di concentrazione e precisione per sfruttare al massimo tutte le potenzialità del suo moveset, il suo difetto più grande è quello di avere serie difficoltà a mandare KO,
Vi ritroverete spesso a palleggiare il vostro avversario con intense azioni di juggling, in grado di far diventare parecchio rossa la percentuale di danno, ma senza mai quella facilità di mandare fuori campo con una mossa semplice e diretta. Ad esempio, il setup del rullo non è per niente facile da tirare fuori, e come se non bastasse, può mettere in serie difficoltà se l'avversario riuscirà a leggere le intenzioni dell'Inkling. Quindi ora la palla sta a voi. Ve la sentite di far diventare Inkling il vostro main? O il suo stile di gioco proprio non vi convince? Fatemelo sapere nei commenti, insieme a qualche suggerimento per i prossimi episodi. Prima di chiudere vi ricordo che l'appuntamento è per martedì sera in live. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Io sono il Poro Michele, da Splatoon, ciao!